Molte volte nel corso degli anni cose strane sono state trovate in Cina durante vari scavi, a partire dalle ossa che non appartengono a nessuna creatura conosciuta all'umanità, per finire con cadaveri millenari conservati con la pelle e carne ancora intatte. Lo scienziato professore Yong nel 1978 inaugura Post 749 nelle montagne Kunlun, un team speciale dedicato alla scoperta delle risposte dietro a tutti questi misteriosi fossili. Ora ci troviamo nel 1979 e Hubei è uno dei tanti soldati che lavorano duramente nello scavo. Il lavoro è estenuante e spesso cade a terra per stanchezza, ma la figlia del professore Yong, una ragazza di nome Ping, è sempre lì per sostenerlo e aiutarlo a ritrovare le forze. I due sono molto legati e ciò rende geloso il suo amico Kang Sun. Dopo che la squadra recupera un altro teschio gigante di una bestia sconosciuta, la grotta inizia a tremare e all'improvviso esplode, distruggendo tutto il loro accampamento. I soldati, guidati dall'ufficiale Han, puntano le loro armi, ma gli unici a uscire dalla grotta sono il professor Yang e alcuni operai. Questo incidente ha aperto un sentiero all'interno della montagna, quindi una squadra verrà mandata per aiutare il professor Yang nelle indagini. Ping si offre volontaria per aiutare suo padre e questo fa sì che anche Hubei si offra volontario, che a sua volta viene seguito da Kang Sun. La squadra entra nella grotta e prosegue fino a quando non si imbattono in una voragine gigante. Quando si calano all'interno notano una creatura simile a una farfalla che vola intorno a loro. Alla fine arrivano a una piattaforma di ghiaccio con un'altra voragine nel mezzo, quindi si calano all'interno trovando poi una grotta inesplorata piena fino all'orlo di strani fossili. Dopo aver girato per un po', trovano un'uscita che sbocca sul lato opposto della montagna rispetto a cui sono entrati. Lì, il professor Yang dice a Hubei che le leggende dicono che da qualche parte in questa zona ci sia la porta verso l'antico regno. Il discorso viene improvvisamente interrotto quando gli altri soldati comunicano di aver scoperto un'enorme impronta di zampa. Mentre Han e il resto del team installano una porta all'ingresso della montagna, il professor Yang e i suoi uomini iniziano a seguire la scia delle impronte e delle zampe per trovare la bestia che le ha lasciate, che in realtà è nelle vicinanze. Inizialmente trovano delle piccole creature che volano dalla grotta, ma guardandole più da vicino scoprono che sono degli strani pipistrelli. Non succede nulla quando il pipistrello tocca i vestiti, ma quando un soldato ne cattura uno a mani nude inizia a bruciare con una fiamma blu a una velocità estrema, fino a quando ne rimangono solo le ossa. In breve tempo vengono circondati da questi pipistrelli e i soldati iniziano a sparare per spaventarli, ma alcuni uomini iniziano a bruciare. Queste raffiche di colpi spaventano la bestia gigante e la fanno andare via, ma i suoi movimenti pesanti causano una valanga. Il gruppo inizia a correre giù per la montagna mentre la neve inghiotte molti soldati, ma arriva un punto in cui non possono proseguire in quanto c'è un abisso. Non hanno altra scelta che saltare, ma prima di farlo il professor Yang lega Hubei e sua figlia insieme. La coppia salta e la loro corda rimane bloccata su un pezzo di ghiaccio e dopo essere rimasti appesi per un po', la corda si rompe e i due precipitano. Qualche mese dopo, mentre dorme sul treno, Hubei non capisce come ha fatto a sopravvivere, dato che molti uomini sono morti per le ferite riportate nella caduta. Quando si sveglia in fondo all'abisso, scopre che in vita sono rimaste 4 persone, lui, il professor Yang, la figlia e Kang Sun. Dopo aver recuperato il maggior numero possibile di rifornimenti caduti, la squadra accende le torce e continua l'esplorazione. Si imbattono in un'enorme grotta con un'alta torre all'interno circondata da rovine di edifici che il professore Yang chiama il Palazzo Sacro di Kunlun. Si dice che la torre sia formata da 9 livelli in cui le creature demoniache sono state sigillate ed è ciò che il professore Yang ha cercato per tutto questo tempo. Si inginocchia in segno di riverenza e poi accende una candela che crea una fiamma strana e alta che fa apparire un gruppo di pipistrelli che circondano la torre con un bagliore rosso. Il professore Yang crede che Hubei e sua figlia possano aprire la porta della torre e quando camminano mano nella mano, la teoria del professore si rivela vera. La porta si apre e una luce brillante appare in cima alla torre, evocando un esercito di spiriti che riempiono la grotta. Ma tutto questo improvvisamente scompare quando Kang Sung spegne la candela, non credendo l'idea di aprire le porte del diavolo. La grotta inizia a crollare, quindi il gruppo corre via mentre i pipistrelli li inseguono. Kang Sung si sacrifica e rimane indietro, venendo bruciato dai pipistrelli ma facendosi esplodere prima di morire. Altri pipistrelli inseguono il trio rimanente. Trovano un'uscita ma non possono andare oltre, dato che sono sul precipizio dietro una cascata. I pipistrelli li raggiungono, mentre Hubei cerca di scacciarli con una torcia, lo mordono sulla spalla accendendo il fuoco blu. Ping lo spinge verso la cascata in modo che cade in acqua per spegnere il fuoco e poi lo insegue con suo padre. Hubei e Ping si ritrovano sott'acqua ma vengono divisi da un'altra gigante creatura simile a un dinosauro, che cattura Ping con la bocca e la porta via. Devastato, Hubei nuota fuori e ritorna alla base combattendo il gelo. L'ustione sulla spalla viene curata mentre l'ufficiale Han gli dice che hanno trovato tutti i cadaveri del gruppo tranne quello di Ping e quello del professore, mentre lui è l'unico sopravvissuto.
devastato, decide di tornare a casa, ma durante il viaggio in treno continua a immaginare che Hang Sung è lì con lui, ma è solo un'illusione. Fu Bai scende in una stazione ferroviaria e viene avvicinato dal suo nuovo datore di lavoro, il signor Wong, ignaro che l'ufficiale Han e lo scienziato Cheng Dong lo stanno cercando. Ora ci troviamo nel 1982, Hu Bai inizia a lavorare presso la biblioteca del signor Wong. Quando vanno a pranzare insieme, il signor Wong lo porta in un ristorante locale dove Hu Bai è scioccato nell'incontrare un suo amico d'infanzia, Wong Kaek-suan, che lavora lì. Mentre lavora in biblioteca, Hu Bai trova un libro di ricerca del professor Yang che include un'illustrazione della torre demoniaca, rendendosi conto che l'apertura è sempre stata l'obiettivo del professore, che ha sempre saputo che Hu Bai e Ping potevano farlo, quindi per questo motivo li ha sempre protetto. Nel frattempo, al posto 749, gli esploratori hanno trovato una bara con all'interno una donna viva che sembra proprio Ping, ma si fa chiamare Shirley. Sembra possedere alcuni poteri misteriosi che non può controllare e non ha ricordi di Ping, quindi per ora viene tenuta sotto costante sorveglianza. Intanto Hu Bai continua a ricevere i libri del professor Yang in biblioteca con specifiche pagine segnate per lui. Con il supporto di Wang Kaek-suan diventa ossessionato da queste leggende e trascorre mesi a studiarle, cercando di capire la vera storia nascosta dietro. C'era una razza umanoide del mondo dei demoni, i cui antenati provenivano da Saturno. Sono i successori sia dei demoni che degli uomini e la torre è la loro eredità. Dovevano esserci guardie a proteggere la torre, ma 10.000 anni fa questa razza scomparve dalla Terra perché gli umani finalmente si liberarono del controllo dei demoni. Ci sono alcune domande a cui non riesce ancora a trovare risposte, come il motivo per cui lui e Ping potevano aprire la torre, perché il professore voleva aprirla e chi è la persona che continua a mandargli tutti questi libri. 3 anni dopo, nel 1985, l'ufficiale Han è scioccato nello scoprire che la sua squadra ha trovato il professor Yang vivo in montagna, nascosto all'interno di una grotta. Nel frattempo, nella Cina occidentale, Oil City si ritrova sotto l'attacco delle misteriose bestie giganti. Distruggono tutto sul loro cammino, lasciando dietro di sé nient'altro che rovine. Il professor Yang dice a Han che questo sta accadendo perché hanno aperto la torre, così va nella zona per indagare. Questo incidente sembra aver risvegliato la cicatrice della spalla di Hu Bai, che inizia a bruciare spesso. Va dal dottore che registra la sua visita nel sistema e Han finalmente scopre la sua posizione. Un pomeriggio il dolore alla spalla diventa così forte che improvvisamente accende un fuoco su Hu Bai, che inizia a sviluppare dei poteri, facendo levitare gli oggetti della libreria. Il signor Wang si presenta comportandosi come se fosse una cosa del tutto normale e spiega che dopo il morso del pipistrello, il sangue di Hu Bai è stato contaminato da una forza demoniaca che ora gli dona dei poteri, ma potrebbe anche trascinarlo all'inferno. Hu Bai non capisce come il signor Wang possa conoscere tutto questo, quindi quest'ultimo usa i suoi poteri per trasformare la biblioteca in una vecchia tomba e poi rivela che è il protettore del principe Yi. Anche qui appaiono gli spiriti protettori che hanno visto la torre, tra cui c'è anche Kang Sun. Il signor Wong spiega che il principe Yi era l'antenato di Hu Bai e ha guidato l'umanità contro la razza demoniaca che aveva conquistato la Terra. Il principe Yi usò il proprio corpo per sigillare la torre e la maggior parte dei demoni lasciò il pianeta, anche se alcuni di loro si nascosero e presero forma umana, arrivando persino a sposare altri umani. I demoni vogliono catturare Hu Bai perché, essendo discendente, è l'unico che può aprire la torre e liberare i demoni. Al posto 749, l'ufficiale Han è furioso nell'apprendere che la sua squadra ha perso il professor Yang, ma ad un tratto riceve delle notizie. Shirley si è svegliata e afferma di ricordare il passato, quindi vuole andare a cercare suo padre insieme a Hu Bai. Han si reca in biblioteca per reclutarlo, ma Hu Bai si rifiuta di tornare in azione dopo aver visto tanta morte durante l'ultima missione. Tuttavia cambia rapidamente idea quando viene a sapere di Shirley, poiché gli manca Ping terribilmente. Il signor Wong pensa che sia una cattiva idea partire mentre i demoni vogliono catturarlo, ma Hu Bai vuole capire come Ping sia tornata in vita e ora gli spiriti demoniaci stanno attaccando la tomba del principe, quindi bisogna fare qualcosa. Hu Bai lascia la biblioteca con Wang Kaek-sun, che vuole dargli una mano. Si recano nel nord della Cina dove incontrano il team che cercherà il professore, una donna di nome Cao Weiwei, un gruppo di soldati, Cheng Dong e naturalmente Shirley. Hu Bai non riesce a smettere di piangere quando la rivede, ma lei agisce piuttosto freddamente nei suoi confronti e insiste per essere chiamata Shirley invece di Ping. Il team viaggia attraverso il deserto usando cammelli. Dopo alcuni giorni si ritrovano improvvisamente in una tempesta di sabbia, così corrono il più velocemente possibile per lasciarla alle spalle. C'è un piccolo dettaglio che però non notano. L'unico motivo per cui la tempesta di sabbia non li segue più è perché c'è uno scudo di forza che li protegge mentre entrano nelle rovine della Oil City. Una volta lì, si rendono conto di aver perso alcuni uomini durante la loro fuga, tra cui Wang Kaek-sun. I superstiti sono ancora nel mezzo del deserto senza i loro cammelli, quindi stanno cercando di raggiungere il sito del pozzo che hanno visto in lontananza, quando improvvisamente vengono attaccati da una di queste creature demoniache. Si separano durante la fuga e il demone uccide uno dei soldati mentre il resto del gruppo raggiunge il sito del pozzo, solo per trovare un secondo demone lì.
Questo demone uccide tutti gli uomini tranne Wang Kaxun e un uomo, che insieme si dirigono verso Hell City per riunirsi con il resto della squadra, che ha esplorato la zona trovando rovine e cadaveri. Sentendo parlare dei demoni, Hubei vuole andarsene per evitare un altro massacro come era accaduto in montagna, ma Cheng Dong e Shirley vogliono rimanere e finire la loro missione. La discussione viene interrotta dai demoni, quindi la squadra si prepara a combattere. Si armano e sparano alla prima bestia, pensando di essere riusciti a ucciderla, ma poi vengono inseguiti dalla seconda creatura. Quando si girano, tuttavia, la prima è sparita. Mentre la squadra combatte le bestie, Shirley corre per entrare in una scuola abbandonata e Hubei la segue lì. Trova un mucchio di corpi appesi al soffitto e un buco nel terreno in cui entra scoprendo un tunnel sotterraneo che lo porta alla tomba del principe. C'è un demone anche lì che spinge Hubei e gli fa perdere i sensi, ma ad un tratto Shirley si presenta e lo doma, facendolo andare via. Poi usa i suoi poteri per mettere il corpo di Hubei nella bara che chiude prima di andarsene. Altri demoni arrivano in città, quindi la squadra si nasconde nei piani più alti degli edifici per sparare proiettili d'argento e lanciarazzi. Riescono a colpirne alcuni, ma la maggior parte dei demoni si arrampica sugli edifici per inseguirli. Wei Wei riesce a evitare la morte fingendo di essere un manichino, poi corre a nascondersi dentro un autobus con Wang Xuan, mentre il demone che la insegue continua a colpire il veicolo. Hubei si sveglia all'interno della bara e cerca disperatamente di uscire, ma nota che qualcosa di magico sta accadendo, le sue ferite stanno guarendo a una velocità incredibile. Lo spirito del signor Wang appare davanti a lui, dicendogli che la bara aiuterà il principe a tornare in vita, poi Hubei cade nell'oscurità e appare davanti alla torre. Lì può finalmente scoprire cosa è successo a Ping, la bestia che l'ha catturata la portò nella grotta e la lasciò cadere sulla fiamma, che bruciò il suo corpo e lo rese adatto affinché la regina demone ne prendesse il controllo. Ora Charlie ha il controllo dei demoni e li sta scatenando in città. Hubei si avvicina alla torre per parlare con lo spirito della regina, scoprendo che anche Ping poteva aprire la porta della torre perché è la discendente della regina. Lei afferma che se la uccide, anche Ping morirà con lei. Hubei giura che troverà un modo e la regina lo pugnala rimandandolo in città. Notando il demone che attacca l'autobus, Hubei spara un lanciarazzi per salvare i suoi amici, ma non può fare nulla per Cheng Dong che è appeso al bordo di un tetto. I demoni continuano ad attaccarlo, ma Shirley ha bisogno di lui per aprire la porta della torre, quindi lo protegge dalle bestie e le scaccia via. Cheng Dong si punta la pistola alla tempia pronto a porre fine alla sua vita. In quel momento Hubei guarda negli occhi di Charlie e si rende conto che non otterrà mai Ping indietro, così le spara tre volte, causando la disintegrazione di tutti i demoni e facendo crollare la torre. Shirley lo bacia prima di perdere conoscenza e trasformarsi di nuovo in Ping. Hubei piange per la sua morte, ma Ping improvvisamente parla ed esprime la sua felicità di vederlo ancora una volta. Così Hubei la prende in braccio e la porta verso la bara del principe, sperando di guarirla. Si sdraia all'interno con lei e mentre le tocca la fronte con la sua, ha una visione dei suoi ricordi. Ping aveva poteri sin da quando era una bambina, inclusa la capacità di riportare gli esseri in vita, ma la sua madre le proibì di usare i suoi poteri. Fu solo quando la vide bruciare nel fuoco blu che capì che sua madre era una discendente dei demoni che hanno preso una forma umana e sposato persone normali. Questo è il motivo per cui il professor Yang aveva studiato la torre per tutta la vita, sperando di poter salvare sua figlia dal destino che l'attendeva. Nella grotta, l'unica ragione per cui sono sopravvissuti alla caduta è che Ping aveva usato i suoi poteri per riportarli in vita. Prima che la connessione finisca, Ping dice a Hubei che lo ama e gli chiede di trovare suo padre. Hubei rispetta questo desiderio e lascia il deserto con la sua squadra, pronto per continuare la ricerca mentre una bestia gigante li osserva da lontano. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.